La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. Torneranno accolti dall'indifferenza e dal silenzio. Pallidi, macilenti, con gli occhi spenti e le labbra livide. Torneranno sfiniti dalle fatiche e dai malanni. Sono spettri ambulanti, senza carne, senza energia, senza volontà e senza vita. E gli altri, fulminati dal piombo nemico, sono laggiù, sepolti in una gran fossa, sconosciuti e dimenticati, straziati e laceri, maldicenti negli spasimi della morte ai carnefici. Il nostro viaggio nella città della Grande Guerra si apre con le parole di Vittorio Messerotti, un anarchico che le aveva scritte poco prima che l'Italia entrasse in guerra. I socialisti, una parte dei cattolici e gli anarchici erano contrari al conflitto. A favore erano soprattutto insegnanti e studenti delle scuole superiori, imbevuti di ideali risorgimentali ed affascinati dai temi dell'irredentismo. Molti di loro partirono volontari, convinti che la guerra sarebbe stata breve, esaltati dall'idea della bella morte sul campo dell'onore. Ma la morte nella Grande Guerra non fu quasi mai né bella né eroica. Alla nostra città costò quasi 1000 morti. Alla loro memoria sono dedicati il monumento ai caduti, qui alle mie spalle, e il Parco delle Rimembranze, un albero per ogni morto in battaglia. Siamo all'interno del Tempio Monumentale ai Caduti, dedicato agli oltre 7000 soldati della provincia di Modena morti nella Prima Guerra Mondiale. Voluto dal vescovo di Modena Natale Bruni, a cui è stato intitolato il piazzale antistante, si tratta dell'ultimo grande segno della memoria della guerra costruito in città. 10 anni dopo il suo completamento, nel 1929, il mondo tornava a sprofondare nel baratro con la Seconda Guerra Mondiale. Non era la prima volta che si combatteva e non sarebbe stata l'ultima. A Modena, come altrove, a farne le spese fu prima di tutto la povera gente, come nelle parole di Bertolt Brecht. La guerra che verrà non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti. Fra i vinti, la povera gente faceva la fame. Fra i vincitori, faceva la fame la povera gente ugualmente.